Candidato a sindaco per Barberino di Mugello, Enrico Carpini, di professione è un impiegato, ha avuto anche altri incarichi politici in quanto è consigliere dal 2009 e in particolare è consigliere metropolitano dall'ottobre 2017. Enrico Carpini, candidato a sindaco a Barberino di Mugello per la lista Ora, punto esclamativo. Cioè, punto esclamativo. Mettiamo il punto esclamativo, cioè Ora, punto esclamativo qui. Ma questa lista Ora come nasce? Io sono attuale consigliere comunale di Rifondazione Comunista a Barberino. Quando abbiamo pensato a queste elezioni amministrative ci siamo guardati intorno e abbiamo fatto un ragionamento, dobbiamo portare a termine il nostro percorso. Come ho scritto nel comunicato con cui abbiamo aperto questa campagna elettorale, se così possiamo dire, è un percorso che ci ha visto lavorare, studiare, allargarsi, conoscere persone, arricchirsi di contenuti col confronto, e questa lista civica rappresenta in tutto e per tutto quello che pensiamo e pensiamo da sempre senza modificarlo, però integrandolo, contaminandolo positivamente con le esperienze di persone anche esterne al gruppo che era precedentemente, mantenendosi fedeli a quelle che sono le nostre idee e con un progetto credibile per il futuro di Barberino, e così ci presentiamo con questo nome, Ora. Bene, Barberino di Mugello, nelle precedenti amministrative era presente la lista per Barberino, sempre un'altra lista civica, oltre naturalmente al candidato sindaco Mongatti, comunque per il Partito Democratico. La lista Ora raccoglie anche esponenti, o comunque raccoglie anche un po' l'eredità della lista per Barberino, o è tutta un'altra cosa? È tutta un'altra cosa. Perché non è un percorso totalmente diverso, come ho detto prima. Si parte da un'esperienza già consolidata, un'esperienza che è diversa da quella della lista civica per Barberino, però non ci preludiamo, cioè all'interno della lista civica per Barberino, anche negli anni di consiglio comunale hanno condiviso con me e con Matteo Giovannini, che attualmente è consigliere comunale insieme a me, abbiamo trovato dei punti di convergenza, abbiamo trovato delle idee in comune, quindi abbiamo avuto contatti, anche se per adesso non definitivi, se così vogliamo dire, e quindi non escludo che ci possa essere anche un qualche contributo di chi adesso e in passato ha fatto parte della lista civica per Barberino. Però se la domanda è secca, sono due cose diverse. Ok, quindi comunque disponibilità ad accogliere chiunque condivida, immagino, il programma e quindi si presenta. Allora, su Barberino, oltre, ripeto, quindi alla nuova candidatura comunque di Giampiero Mongatti, si presenta, credo, per la prima volta anche un altro partito politico, quindi la Lega. È sinonimo di un certo cambiamento tra i cittadini di Barberino di Mugello? No. Non credo. Candidati paracadutati da Firenze o dalla provincia comunque ce ne sono stati anche in passato. La destra storicamente ha fatica a radicarsi nel nostro territorio, permettetemi di dire con nostra soddisfazione, e quindi si rivolge a persone esterne per creare qualcosa a Barberino. Noi non modifichiamo le nostre idee, non modifichiamo le nostre impostazioni sulla base di chi sono gli avversari. Io credo che semplicemente la sinistra e comunque chi la pensa in una certa maniera debba anche capire che lo spazio che viene dato a queste formazioni, che comunque si richiamano a quelle che sono poi le politiche nazionali della Lega, prosperano anche in parte per le inefficienze, per le mancanze di chi preside adesso il territorio politico barberinese. Quindi io credo che se diamo un'alternativa credibile, che va incontro alle esigenze, che crea partecipazione, non abbiamo niente da temere dalla lista di destra. Forse c'è da temere chi per anni, per decenni, ha fatto una politica che ha deluso i cittadini, e questo si vede anche nella politica a livello nazionale. Okay. Da parte nostra questa paura non c'è. Bene, allora il programma, i punti principali del programma della vostra lista, come si potrebbero riassumere? Il programma è in
in evoluzione. Cerchiamo contributi da parte dei cittadini, stiamo facendo degli incontri, l'abbiamo fatti già uno pubblico a Barberino, che si intitolava Cantiere per il programma della sinistra, e ne faremo altri nelle frazioni a Gagliano e a Cavallina prossimamente, prima della nostra presentazione che poi è prevista il 5 aprile, ufficiale. Per adesso abbiamo delle idee ben chiare, le abbiamo già anche messe nero su bianco. Si va dagli investimenti, una priorità per certi tipi di investimenti che riteniamo siano da privilegiare a Barberino, ne cito uno su tutti, sì. L'edilizia scolastica, la sicurezza delle scuole. A Barberino ci sono stati nel corso degli ultimi anni, con i lavori della variante di valico, tanti soldi sono arrivati a Barberino, però con un dossier recente che abbiamo fatto come gruppo consiliare attualmente in carica, abbiamo visto che di questi tanti soldi non abbiamo trovato i fondi necessari per mettere in sicurezza le scuole del capoluogo, le scuole media e elementari di Barberino, che, dati alla mano, non sono sicure dal punto di vista sismico. Quindi un intervento sicuramente sugli spazi sportivi, gli spazi sportivi coperti, un intervento per il recupero degli spazi aggregativi, soprattutto nelle frazioni. A Gagliano c'è una grossa mancanza di questo tipo. Naturalmente interventi sul lago di Bilancino. Sì, ma ecco, questi interventi però in che cosa si differenziano da quelli dell'attuale amministrazione, o comunque dai programmi del Partito Democratico? Perché comunque, sentendo un po', leggendo anche in maniera, mettiamola così, superficiale, sono punti l'adeguamento antisismico delle scuole, il lago di Bilancino, sono punti comunque espressi anche dalle altre forze politiche. Ah, ci sono due elementi. Allora, in primis i problemi sono quelli e non si può negarlo, quindi chiunque ti dirà che bisogna intervenire su questi punti. Però chi ti dice che intervengo sulle scuole deve anche poter dire: l'ho sempre sostenuto, ho sempre agito coerentemente con questo obiettivo. Perché se, come dicevo prima, il Comune di Barberino ha avuto tanti soldi negli ultimi anni, 18 milioni di euro per la variante di valico, 18 milioni di euro l'ha avuti poi la Comunità Montana, quindi ci sono stati tanti investimenti, si sono spesi più di 2 milioni di euro per il rifacimento del centro storico, con risultati insomma che non è il caso qui di approfondire. Ci sono stati interventi per la realizzazione di strutture, anche per gli interventi sulla scuola, però non si è data la priorità a quel settore. Gli interventi sugli spazi sportivi sono stati mirati su settori specifici. Abbiamo visto nel corso degli anni grossi interventi su campi da tennis, campo sportivo, però ecco, in questa fase quello che a noi ci sembra più urgente sugli spazi sportivi è uno spazio per gli sport al coperto. Inoltre abbiamo la presunzione, se così vogliamo dire, di poter discutere con i cittadini le priorità di intervento. Abbiamo assistito negli ultimi anni, come ti dicevo, a dei piani degli investimenti, piani triennali di investimento che mettevano nero su bianco alcune priorità che poi non venivano portate a termine. Non si è avuto il coraggio di investire in proprio, con fondi propri, su quelle che si ritenevano davvero delle priorità, ripeto qua, le scuole. Non si è avuta forse la capacità di far trovare dei progetti pronti per i finanziamenti esterni, perché al giorno d'oggi le casse dei comuni sono limitate, lo sappiamo, però bisogna farsi trovare con progetti pronti, con la capacità di ricercare fondi che ci sono, fondi regionali, fondi europei, fondi statali. E quindi ecco, un intervento di questo tipo, una ricerca di fondi con finalità, anche discusso con i cittadini, come ti dicevo, potrebbero essere la novità per il nostro paese. Noi puntiamo a quello. Ho capito. Allora, adesso trattiamo un argomento, io passo poi la parola, appunto ti lascio la domanda a Viola, su un tema che lo presentiamo, anzi lo chiediamo a tutti i candidati a sindaco, non soltanto di Barberino ma anche degli altri comuni. Il tema comunque riguarda i giovani, la scuola, che Viola adesso ti esprime. Sì, e riguarda il ridimensionamento scolastico, in quanto questo tema comunque riguarda un po' tutti i comuni, perché chiaramente il tema del ridimensionamento riguarda in particolare le scuole dell'Alto Mugello,
però proprio perché la maggior parte degli studenti poi quando si trovano a intraprendere il percorso delle superiori gran parte affluiscono al giusto video o fino a qui, quindi il problema del ridimensionamento è un problema globale che riguarda tutto il Mugello alla fine. E voi come pensate di gestirla questa problematica? Io, come avete in precedenza detto, sono anche consigliere metropolitano, quindi ho avuto modo anche di imbattermi in questa tematica nel mio mandato in questa veste. Innanzitutto va fatta una critica al sistema, una critica al sistema regionale, che vede come un disvalore l'avere delle scuole in località non densamente popolate, mi riferisco all'Alto Mugello. Pretende di fare il dimensionamento con i numeri. Il dimensionamento non si fa con i numeri, il dimensionamento si fa vedendo le comunità, vedendo il territorio. Quindi ecco, una critica di fondo a questo sistema è mancata da parte di tutti i sindaci del territorio, è mancata nella fase iniziale quando si sarebbe dovuto contrastare. Noi abbiamo promosso con il gruppo i nostri compagni, amici del gruppo Sì Toscana Sinistra, una mozione che sarà in discussione prossimamente in Consiglio regionale perché si affronti questa tematica in una certa maniera e non con i numeri e col bilancino. Se poi andiamo sulle competenze specifiche del Mugello, di Barberino, dei sindaci, non dimentichiamo che Mongatti, che si candida a sindaco ancora per Barberino, è il consigliere delegato per la città metropolitana per le scuole superiori. Quindi ecco, c'è una competenza diretta anche che non riguarda Barberino in quanto territorio, ma riguarda Barberino in quanto politica. E quindi ecco, lì è mancato il dialogo. Quindi prima è mancata la critica, in un secondo tempo è mancato il dialogo con le comunità, con le scuole, cercando di far digerire i tagli come se fossero una cosa dettata dall'alto e non discutibile. Poi la fase successiva è stata quella del conformarsi a quello che era il sentire, perché insomma c'è stata una grossa mobilitazione da parte degli studenti, soprattutto della Scuola Superiore di Borgo, di Giotto Livi, e quindi si è cercato di andare incontro a queste esigenze. Lì abbiamo fatto sentire anche il nostro apporto a questa strada. Però, a quanto mi risulta, a quanto vedo le notizie di stampa recenti, il problema non è risolto. I nodi vengono al pettine e vediamo che forse il problema non è stato risolto, ma soltanto rimandato nella sua comunicazione. Quindi ecco, su questo ci sarà da discutere e lo faremo senza dubbio se ce ne verrà data la possibilità. Ecco, in questo caso, quindi, avendo fatto questo tipo di critica sostanzialmente sul metodo iniziale e su come è proseguita questa battaglia, ma qualora appunto tu diventi sindaco e quindi entri in città metropolitana, ci sono gli spazi per poter intervenire su questo problema oppure poi dopo norme, lacci e lacciuoli obbligano dopo a trovare delle soluzioni alternative e non portare una soluzione al 100% a questo tipo di problema? Allora, sicuramente ci sono norme e decisioni che passano sopra la nostra testa, però bisogna anche saperci interloquire con questi soggetti. Questo è un tema che poi, insomma, se entreremo nel merito delle questioni che riguardano Barberino più in termini generali, è un tema che riorerà spesso. Quello del rapporto con l'ente, il rapporto con la società di gestione. Quindi ecco, si dovrà intervenire a livello regionale, come ho detto. Se dovessi essere eletto di sindaco di Barberino, sicuramente daremo la priorità a questo tipo di dialogo e interlocuzione per poi trovare una soluzione che, ripeto, non voglio essere ripetitivo su quelle che sono le fasi, però dialogo con la regione, dialogo con gli studenti, dialogo con le comunità, dialogo con le istituzioni scolastiche. Quindi la soluzione si trova dialogando. Quindi una nuova forma di rapporto con gli interlocutori e non semplicemente sudditanza, mi sembra di capire. Assolutamente. Nella prima fase nella quale era stata comunicata questo nuovo dimensionamento, non c'è stata la benché minima protesta da parte dei nostri sindaci, da parte di Mongatti, che siede come consigliere delegato, come dicevo, in città metropolitana. Non c'è stata la benché minima protesta, salvo poi
quando c'è stata la rivoluzione, diciamo così, degli studenti, far sentire la propria voce con il sindaco Moboni che di fronte alla folla degli studenti dà l'annuncio del problema risolto, che poi vediamo risolto non è. Barberino da tempo comunque paga o sconta anche una desertificazione, se vogliamo, economica, una desertificazione forse anche turistica. Soltanto negli ultimi tempi, insomma, c'è forse una leggera rifioritura, diciamo, anche di attività nell'ambito del turismo. I tuoi programmi in questo senso, su che basi si poggiano? Hai detto bene, Barberino ha una storia, una vocazione industriale, lo dice la storia del nostro paese. C'è stato un momento in cui non siamo riusciti, negli ultimi anni, a sostituire, a rimpiazzare questo calo della tendenza industriale, che non dipende neanche dalle dinamiche barberinesi, con i settori emergenti, i settori, le nuove vocazioni del territorio. Nel nostro programma diamo una particolare importanza all'agricoltura. Vedevo i dati sul piano strutturale intercomunale che si sta redigendo, molto, molto nutrito dei dati a tutto tondo sul territorio. Il numero di imprese agricole è risalito dagli anni 2000 in poi, quindi dagli anni 2000 in poi vediamo una ricrescita del settore primario, una crescita del settore turistico, ogni anno la tassa di soggiorno, che misura in un certo qual modo le presenze sul territorio, fa registrare degli incrementi, soprattutto Barberino, perché ha un tessuto capace, come dicevi tu, la porta del Mugello, la porta di questo territorio, ha un tessuto capace di accogliere. E quindi ecco, bisogna in questa fase promuovere, bisogna incentivare, bisogna scommettere su questo settore. Noi crediamo che scommettere su questo settore significhi innanzitutto salvaguardare il territorio, perché se vogliamo un territorio che sia appetibile dal punto di vista turistico, dobbiamo mantenerlo fedele a quello che è poi quello che vengono a cercare i turisti. Se vogliamo un territorio che esprima le sue potenzialità dal punto di vista agricolo, distretto rurale del Mugello, ci sono degli studi, ma biologico, le aziende biologiche a Barberino e nel Mugello crescono costantemente. Quindi ecco, per scommettere anche su questo settore, l'ambiente è la chiave di volta. Un ambiente curato, un ambiente salvaguardato, per arrivare a valorizzare le nuove vocazioni del territorio. Tu hai citato Variante di Valico, Terza Corsia. Ci sono dei grossi problemi su questi interventi. Noi nel tempo, come storicamente, come nella mia carriera, nel nostro passato, anche in Consiglio Comunale, ci siamo battuti per la salvaguardia del territorio, senza mai dire dei no ideologici e a prescindere, ma dicendo che il territorio va salvaguardato, e non c'è da parte dell'amministrazione, da parte dell'amministrazione barberinese in particolare, non c'è stata questa attenzione per il territorio. Ciò che era dentro i confini delle reti di autostrade è rimasto di competenza di autostrade, invece il territorio è il nostro. Quando vengono smantellate, poi il territorio torna a noi. La variante di Valico è stata aperta nel 2015. Siamo nel 2019 e le zone dei cantieri della variante di Valico non sono bonificate, non sono state sistemate, non ci sono stati ripristini ambientali. Ecco, questo è uno dei temi fondamentali, e a fianco a questo un controllo sul lavoro della terza corsia, perché noi non siamo contrari a queste direttrici di traffico, che evidentemente danno dei benefici, l'abbiamo visto tutti, per andare a Bologna ci si mette molto meno, però a che prezzo? Non si può sacrificare il nostro territorio, perché poi viene meno quella possibilità di spingere sulle vocazioni turistica e agricola, rurale, di cui dicevamo prima. Sempre sul tema del turismo, altri due punti: Lago di Bilancino e Cafaggiolo. Parto da Cafaggiolo. Hai stimolato subito un paio di battute. Il problema di Cafaggiolo non è solo la strada. La strada è una questione che comunque si trascina da diversi anni, e noi, diciamo, ci sentiamo in sintonia con coloro che valutano la strada per l'impatto che porta, per il costo che ha, per come si posiziona all'interno del territorio. Quindi
lo spostamento della strada è la precondizione per un intervento sul Cafaggiolo? Allora spostiamo la strada. Potrebbero esserci dei vantaggi anche al di là di quello del Cafaggiolo. I fondi regionali ci sono, la progettazione è in corso, però sul Cafaggiolo resta un interrogativo. L'interrogativo sul Cafaggiolo è quello: quali sono le carte in tavola? Perché non lo sappiamo. Abbiamo visto il master plan dell'intervento, abbiamo visto il piano strutturale intercomunale che interviene su questo tema, e non abbiamo delle certezze, non abbiamo un punto in cui, se noi chiediamo ai cittadini a che punto siamo, i cittadini non lo sanno dire, e non lo sappiamo neanche noi amministratori in un certo qual senso. Quindi la domanda è: non lo sappiamo perché i nostri sindaci non scoprono le carte, perché sono brutte da vedere forse, o non lo sappiamo perché non lo sa nessuno, perché c'è un po' di nebulosità intorno al progetto. Quindi nel piano strutturale vediamo che abbiamo visto ora in approvazione in questi giorni, abbiamo visto che le parti che riguardano Cafaggiolo, e poi mi aggancio anche Bilancino, sono un attimo congelate, non hanno una previsionalità immediata, non possono essere normate nell'immediato. Quindi ecco, mi sa che si va per le lunghe su questo investimento. Bisognerà vedere le carte, bisognerà capire se si tratta di una speculazione, e allora si dovrà bloccare questo intervento. Bisogna vedere se è un intervento che porta ricchezza e porta benessere e porta un arricchimento del territorio, e allora ci sarà la nostra disponibilità. Qual è stato il problema? Ti rispondo alla domanda. Il problema è stato in una prima fase anche il non relazionarsi con quelli che sono gli strumenti urbanistici. Però da quello che mi risulta, da quello che i tecnici mi hanno riferito, in una prima fase c'è stata anche una mancata presa in considerazione di quelli che sono gli strumenti da modificare e gli interventi da eseguire, per gli interventi da eseguire. Ci dimostrano, il piano strutturale intercomunale dura per 15 anni, viene approvato, è uno strumento di largo respiro, uno strumento se vogliamo non immediatamente operativo, però non contempla immediatamente un intervento di questo tipo. Quindi ecco, io immagino che ci sia qualcosa da chiedere ai nostri amministratori e a chi desidera fare l'investimento per capire qual è il futuro immediato. Sul lago di Bilancino, come dicevi tu, sono state poste le condizioni per certi tipi di interventi. Mi si permetta un passo indietro: Bilancino è lì dall'inizio degli anni 2000, dal 99. Ci sono stati 20 anni nei quali si è perso tempo, non si è parlato in maniera chiara con chi avrebbe dovuto mettere in campo certe norme e mettere in campo certe condizioni che forse oggi abbiamo, la Regione. Si è mal gestito l'immediato, perché insomma la storia della Bilancino SPA, che poi è diventata Bilancino SRL, che poi adesso è in liquidazione, è una storia che conosciamo tutti e che io prima di entrare in Consiglio Comunale, quindi 10 anni fa, sentivo come una priorità all'interno, discutere come una priorità all'interno del mio gruppo politico. Cioè, c'è una società per azioni in perdita, in difficoltà, lo strumento non è adeguato. Quindi ecco, oggi c'è chi può dire di aver contrastato queste scelte sbagliate e c'è chi non lo può dire. Noi lo possiamo dire. E quindi ecco, un immediato impegno per mettere a frutto quello che abbiamo ottenuto, un progetto di futuro che sia compatibile con il territorio, che non sia fatto da voli pindarici industriali. Io credo che, e qui abbraccio un po' tutto, il futuro di Barberino non lo possa salvare l'investitore che arriva da fuori con i sacchi di soldi. Cioè qui il territorio si vive, si gestisce, si immagina, si disegna con la comunità, con l'aiuto di chi investe, è evidente, però si disegna in questi termini. E sul lago è importante fare degli interventi realizzabili in breve tempo, che diano il senso di un luogo accogliente per i cittadini di Barberino, per i turisti, perché come dicevi insomma è un volano importante. Ci impegneremo per questo. Bene, i servizi a Barberino, e in particolare da dicembre è partito il porta a porta. Come è stato, diciamo, recepito dai barberinesi, anche in relazione alla mancata isola ecologica che invece sarebbe necessaria in questi termini? Il porta a porta sicuramente è l'argomento di più cogente attualità, e quindi è giusto concentrarsi e partire da quello. Noi crediamo che si debba proseguire su questa strada. Noi invocavamo il porta a porta già da tempo, noi invocavamo una raccolta differenziata più ampia già da tempo. Barberino e il Mugello in generale, il Basso Mugello in generale,
si attestava su percentuale di raccolta differenziata sotto il 40%, era una vergogna. Quindi un intervento andava fatto e noi lo auspichiamo da tempo, e quando è stato messo in campo dalle amministrazioni e dal gestore, noi ci siamo fatti promotori in prima linea e sostenitori con quello che era il nostro ruolo in consiglio comunale, nella vita politica barberinese. Abbiamo pungolato l'amministrazione su quelle che ci sembravano le criticità. Quindi abbiamo da tantissimo tempo invocato un'isola ecologica che permetta di conferire eccedenze, materiali speciali all'interno del territorio. La più vicina è a Rabatta, non è tollerabile, si debbano fare 25 km per portare un ventilatore che uno deve buttare. E per quanto riguarda il gestore, diciamo, ci sarebbe anche da intervenire un attimino su quello che è il rapporto col gestore. Come dicevo prima, il rapporto con le società che gestiscono i servizi pubblici sono una cosa molto delicata, e sarà uno dei primi punti sui quali ci vorremmo concentrare, perché queste società, parlo di Alea, parlo di Publiacqua, devono rispondere ai cittadini, devono rispondere alle popolazioni, devono rispondere alle amministrazioni. Noi ci sentiamo dire molto spesso che all'interno degli organismi di controllo non contiamo niente, siamo uno su tanti, però questo non è un argomento ricevibile. Abbiamo visto in questi giorni anche sul vostro giornale il sindaco di Firenzuola che giustamente si vantava di aver ridotto per l'ennesimo anno consecutivo la tassa sui rifiuti. A Barberino la tassa sui rifiuti aumenta da prima che ci fosse l'introduzione del porta a porta. Se andiamo a vedere, e qui mi sposto sugli altri servizi, la percentuale di perdita della rete di Publiacqua, nel Basso Mugello siamo al 40%. Nell'Alto Mugello siamo al 27%, se non sbaglio. Questi sono dati importanti e gravi. Ci dicono che il rapporto con queste società, l'operazione, l'operatività di queste società di gestione con organismi di controllo all'interno dei quali ci siamo, lì c'è qualcosa che non va e noi dovremmo risolverlo. Come si risolve? In maniera semplice? No, non in maniera semplice. Però sicuramente non si risolve dicendo non ci possiamo fare niente e poi votando sempre a favore all'interno degli organi di controllo, come è sempre stato fatto da parte dei rappresentanti del nostro comune. E quindi ecco, torno alla domanda originale sul porta a porta: impegnarsi, dobbiamo impegnarci. I cittadini di Barberino stanno rispondendo egregiamente, sopportando i disagi che naturalmente ci sono. Bisogna dargli le risposte che chiedono, bisogna dargliele subito, perché i cittadini vedano il risultato dei loro sforzi. E questo si traduce anche poi, non entro in questo argomento perché poi sarebbe complicato, però anche in una filiera di riciclo che sia rispondente poi a quelli dell'impegno che i cittadini ci mettono. Questo non c'è in Toscana, questo non c'è nel nostro lato e con Alea. Quindi ecco, un intervento anche su qui, anche su questo punto sarà importante. Bene, e per concludere, se vuole, diciamo, fare una sorta di appello ai cittadini di Barberino, perché devono votare lei o comunque sceglierla? Io credo che a Barberino, da tante elezioni a questa parte, sentiamo dire di votare in un certo modo, che poi è sempre lo stesso, per il cambiamento. Abbiamo sotto gli occhi che votare sempre nello stesso modo non porta a un cambiamento, porta una riproposizione delle dinamiche, delle persone, delle gerarchie politiche che governano Barberino da 20 anni a questa parte. Noi pensiamo che il nostro gruppo, che mi onoro di capitanare, se così vogliamo dire, sia pronto, abbia studiato, abbia fatto compiti a casa e oggi sia pronto per dare una risposta ai problemi dei barberinesi e incidere sulle situazioni reali dei cittadini, incidere sui problemi e dare una risposta. Per questo il 26 maggio penso che la scelta giusta sia quella di votare ora Barberino.